www.trmweb.it. Le news in tempo reale. In tempo reale. I video, il forum, le nostre produzioni. Segnalaci la tua notizia. www.trmweb.it. Il sito web. Trattativa Stato-mafia, il GUP Morosini ha deciso tutti gli imputati a giudizio dal 27 maggio. Per Di Matteo e Ingroia la dimostrazione della bontà dell'inchiesta nonostante tentativi di delegittimazione. Mancino, dimostrerò la mia assoluta estraneità, non ho mai reso falsa testimonianza. Attenzione questa mattina a Ribera, nel Agrigentino, per lo sgombero degli alloggi popolari di Via Fani, costruiti con cemento depotenziato, sono a rischio crollo e vanno demoliti. Fuori casa 60 famiglie, molti si rifiutano di andarsene, sul posto ancora vigili del fuoco e forze dell'ordine. Sgominata nell'Ennese, una banda che organizzava rapine a rivenditori di tabacchi per finanziare le cosche mafiose locali. 7 persone in manette, tra loro anche un consigliere comunale di Aidone. Al posto delle mimose e delle cene tra sole donne, a Palermo numerose iniziative che mirano alla sostanza. Oggi al Liceo Meli Lusigrai ha voluto coinvolgere i giovani e domani a Palermo verrà ricordata Carmela Petrucci, vittima della violenza di un ragazzo. Buonasera, benvenuti a questa edizione del TG Med. Saranno tutti processati 10 indagati nell'inchiesta sulla trattativa, togliamo il termine cosiddetta perché cosiddetta non lo è più, trattativa Stato-mafia. Si è infatti conclusa oggi l'udienza preliminare, il giudice però non ha risparmiato neanche le critiche ai PM dell'accusa. Sentiamo. In via giudizio per le imputazioni loro rispettivamente ascritte nella richiesta di rinvio a giudizio, Bagarella Gianluca Biagio, Brusca Giovanni, Ciancimino. Per arrivare alla decisione ci sono voluti 4 mesi, ovvero la durata complessiva dell'udienza preliminare. Al termine della Camera di Consiglio, il GUP Pier Giorgio Morosini ha rinviato a giudizio tutti i 10 imputati. Sono accusati di violenza o minaccia a corpo politico dello Stato gli ex militari del ROS, Antonio Subranni, Mario Mori e Giuseppe De Donno, l'ex senatore del PDL Marcello Dell'Utri, capimafia Totorina, Antonino Cinaglio, Luca Bagarella e il pentito Giovanni Brusca. Per concorso in associazione mafiosa e calunnia è imputato Massimo Ciancimino, che nel procedimento è anche teste dell'accusa. Di falsa testimonianza invece ha accusato l'ex ministro dell'interno Nicola Mancino. Inizialmente sul banco degli imputati c'erano anche l'ex ministro Calogero Mannino e il boss Bernardo Provenzano. La sua posizione è stata però stralciata per motivi di salute. A entrambi i PM contestano la violenza o la minaccia al corpo politico dello Stato. Secondo l'accusa, dopo il delitto Lima, sulla base di un allarme attentati, alcuni esponenti delle istituzioni avrebbero cercato un dialogo con la mafia. In cambio della fine delle stragi lo Stato avrebbe offerto una linea più leggera sul 41 bis, nel 93 non vennero prorogati e furono fatti scadere oltre 300 provvedimenti, e la sostituzione della guida del Ministero dell'Interno e del DAP di personaggi considerati intransigenti nella lotta a Cosa Nostra. Ma nel decreto di rinvio a giudizio il GUP non ha risparmiato neanche le critiche al lavoro della Procura per non aver indicato nello specifico le prove a carico degli imputati e per aver presentato una memoria considerata vaga a completamento della richiesta di rinvio a giudizio. Alle carenze del lavoro dei PM ha così rimediato lo stesso giudice che, dopo aver letto oltre 300.000 pagine di carte depositate, ha indicato nel decreto specificatamente le prove che sostengono le accuse degli imputati. La data d'inizio del processo è stata fissata per il 27 maggio. Non ho mai chiesto la protezione del capo dello Stato, non ho mai reso falsa testimonianza, così l'ex ministro Nicola Mancino, che dice: voglio seguire questo processo, voglio vedere cosa emergerà di nuovo. Ma quello di Mancino non è l'unico intervento di oggi. La decisione di rinvio a giudizio, che conferma in pieno la ricostruzione della Procura, dice Antonio Ingroia, attesta la bontà di un'indagine fondamentale per il Paese, portata avanti nonostante gli insulti e le accuse infamanti che io e i miei colleghi del pool abbiamo dovuto subire. Partiamo allora proprio dai PM del processo. È una tappa importante ed è uno stimolo per tutto l'ufficio per andare avanti nelle ulteriori indagini che saranno fatte
per stabilire tutto quello che sarà possibile stabilire su quel periodo fondamentale della storia della nostra Repubblica. Continueremo con più entusiasmo di prima, le indagini sono in corso. È però un dato incontrovertibile quello che ancora una volta queste tappe di avvicinamento verso una verità così scottante, così scomoda, così difficile avvenga su iniziativa esclusiva dell'autorità giudiziaria, mentre le altre autorità non hanno lesinato critiche e atteggiamenti scettici nei confronti di questa inchiesta, nei confronti di ciò che è avvenuto in quella tremenda stagione del 92-93 in Italia. Siamo tranquilli perché comunque sono tutte vicende già abbastanza chiarite e sviscerate in altre sedi, per cui affronteremo questo processo con tranquillità e ci tengo a dire anche con distacco, consapevoli veramente dell'innocenza di questa persona. Per gli imputati c'è un po' di amarezza. Sinceramente forse più che per gli imputati per me, perché mi aspettavo almeno una diversificazione delle posizioni, visto che è pendente e quasi in fase di conclusioni un processo dinanzi alla quarta sezione del Tribunale sulle stesse identiche vicende. Per assurdo, anche se rinviato a giudizio, sono molto contento, perché alla fine quello che è stato il mio sacrificio per dar vita a questo processo, perché nessuno può negare che l'input iniziale per questa delicata inchiesta è partita anche dalle mie dichiarazioni, soprattutto dalle mie dichiarazioni, oggi ha trovato fondamento sulla richiesta di un GIP. Dovevi essere scontento? Non lo so, ne valsa la pena. Intanto questa sera il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Interno, ha deliberato lo scioglimento, ai sensi della normativa antimafia, del Consiglio Comunale di Augusta, in provincia di Siracusa, interessato da infiltrazioni della criminalità organizzata. Cambiamo argomento, c'è stato un incidente sul lavoro oggi a Palermo nel cantiere del raddoppio ferroviario del quartiere San Lorenzo. Domenico Di Visa, 55 anni, è rimasto incastrato nella macchina trita pietre, la state vedendo. L'uomo è stato trasportato all'ospedale Cervello, non è fortunatamente in pericolo di vita. Su questo incidente stanno indagando i carabinieri. La polizia ha eseguito a Patti, in provincia di Messina, 12 misure cautelari, delle quali 7 arresti domiciliari e 5 divieti di dimora, nei confronti di altrettanti amministratori locali ed esponenti politici ritenuti responsabili a vario titolo di associazione per la commissione di falsi e reati elettorali e truffe a danno di enti pubblici. Complessivamente in questa operazione, denominata Fake, sono indagate 156 persone. Tra gli arrestati c'è anche il medico Francesco Gullo, ex vice sindaco e assessore alla sanità, padre della neoparlamentare Mariella Gullo, eletta alla Camera nella lista del Partito Democratico. In politica da oltre 30 anni, cominciando dalla DC per approdare al PD, Francesco Gullo ha ricoperto sempre ruoli di primo piano nell'amministrazione comunale di Patti, pur non essendo mai stato candidato. E da Patti, dalla provincia di Messina, ci spostiamo invece nell'Agrigentino. Momenti di tensione questa mattina a Ribera, dove diversi alloggi dovranno essere sgomberati con estrema urgenza. Federica Di Gloria. Costruiti con cemento depotenziato e quindi non sicuri, anzi addirittura a rischio crollo, per questo devono essere sgomberati, sono gli alloggi popolari di Largo Martiri in via Fani, zona periferica di Ribera nell'Agrigentino, decine e decine di case dichiarate inagibili e che dovranno essere demolite. Molti dei residenti però non intendono abbandonare i loro appartamenti e a Ribera la situazione rischia di diventare esplosiva, come dimostrano le tensioni di questa mattina. L'ordinanza era stata firmata dal sindaco Carmelo Pace alcune settimane fa. Un primo gruppo di residenti dei 76 alloggi a rischio aveva obbedito subito alle disposizioni del sindaco, molti altri però non l'hanno fatto. In via Fani ci sono ancora circa 20 nuclei familiari. Il tempo di trattare però non c'è, il rischio di cedimenti è troppo alto, così all'alba di oggi è scattato lo sgombero. Sul posto polizia, carabinieri, vigili del fuoco, i funzionari comunali e della protezione civile, ma in Largo Martiri la tensione è alle stelle, i residenti non intendono andare via, molti non sanno dove rifugiarsi e come se non bastasse nessuno vuole affittare casa a queste famiglie, nonostante il comune abbia previsto un contributo di 250 euro al mese pro capite. Proprio ieri e non a caso il sindaco aveva lanciato un appello ai concittadini. L'inchiesta sul cemento depotenziato rischia così di trasformarsi in una bomba sociale. Gli alloggi verranno abbattuti. Comune e Regione hanno già trovato un'intesa per la demolizione e la ricostruzione da zero. Dei 10 milioni necessari, 3,5 sono già disponibili. Gli altri arriveranno dalla Regione, ma intanto potrebbero passare molti mesi.
La Corte d'Assise d'Appello di Palermo ha confermato questa sera la condanna a 30 anni di reclusione inflitta in primo grado ai boss Nico Farinella e Santi Pullarà, imputati dell'omicidio di Antonino Cusimano, assassinato a Castelbuono nel Palermitano nel 90. Confermati anche i risarcimenti per i familiari della vittima. Secondo l'accusa, Cusimano sarebbe stato eliminato per non avere pagato i debiti contratti con persone vicine alla famiglia mafiosa di San Mauro Castelverde, capeggiata da Farinella. Potrebbe essere l'autopsia a fare luce sulle cause della morte di una bambina di 3 mesi giunta cadavere all'ospedale Bucheri La Ferla a Palermo, dove i medici hanno allertato la polizia. La neonata è stata portata al pronto soccorso dai genitori che vivono in Vicolo Cogitore, nella zona di via Messina Marine. La procura ha aperto adesso un'inchiesta e ha disposto l'esame necroscopico da parte del medico legale. Secondo gli investigatori potrebbe trattarsi di un caso di morte in culla. In base ai racconti dei familiari sembra che la bambina fosse in preda ad una violenta tosse convulsiva. La piccola aveva un fratello gemello, le cui condizioni sono buone. Anche il piccolo è stato ricoverato per precauzione all'ospedale dei bambini, il di Cristina, ma secondo i primi accertamenti medici non presenterebbe alcun problema di salute. È stata una pattuglia della polizia trasportare d'urgenza il bimbo al pronto soccorso dopo la morte della sorellina. Intanto la procura di Messina ha aperto un'inchiesta sulla morte di Rosaria Concetta Bertano, 76 anni, deceduta ieri al Policlinico. La donna, dopo essere caduta in casa lo scorso settembre, era stata operata alla gamba nell'ospedale. Tornata a casa, l'anziana continuava ad accusare dolori, tanto da rendere necessari ulteriori ricoveri. E in questi mesi i dolori sono stati costanti. Ieri il ginocchio è iniziato a sanguinare, i figli l'hanno trasportata d'urgenza al Policlinico, ma la donna è deceduta. Adesso è stata aperta una inchiesta. Operazione antimafia della squadra mobile di Enna. Gli agenti hanno sgominato una banda che faceva rapine per finanziare Cosa Nostra. Sentiamo. Il loro grande affare erano i tabacchi, era infatti dalle rapine in tabaccherie della zona che derivavano i fondi usati per finanziare Cosa Nostra. E quanto hanno scoperto gli agenti della squadra mobile di Enna, sono complessivamente 7 gli arresti eseguiti oggi nel corso dell'operazione Marea Grigia. In manette anche un imprenditore agricolo, Davide Alessi, 36 anni, attualmente consigliere comunale di Aidone. Arrestati con lui anche Vincenzo Scivoli, referente di Cosa Nostra per la zona di Aidone, Marco Gimillaro, Riccardo Abbati e i figli di quest'ultimo, Piero e Calogero. In manette anche lo zio Massimiliano Scivoli. Il gruppo, che fa riferimento a Cosa Nostra, era anche particolarmente attivo nelle estorsioni fra Piazza Armerina e Aidone. Alcuni degli arrestati erano già finiti in manette nell'ambito delle operazioni Nerone e Nerone 2 condotte dalla mobile di Enna, che avevano fatto luce sugli affari del gruppo mafioso riconducibile a Scivoli. In questo caso sono state ricostruite almeno 7 rapine ed una fiorente attività per ripiazzare i tabacchi rubati. Sul consigliere comunale Davide Alessi pesano anche le dichiarazioni di un pentito che lo indica come inserito nel circuito criminale di Cosa Nostra e in particolare nella famiglia di Enna. Non ci sono feriti, fortunatamente, nell'incidente avvenuto a Reggio Calabria, dove un aliscafo proveniente da Messina si è arenato all'ingresso del porto. I numerosi pendolari che erano a bordo dell'aliscafo sono stati trasportati a terra dalle motovedette della Capitaneria di Porto, dei Vigili del Fuoco e della Polizia. L'incidente, secondo una prima ricostruzione, è stato causato dalla fitta nebbia che questa mattina ha interessato tutta la Calabria, in particolare l'area dello stretto di Messina. A bordo dell'aliscafo c'erano pendolari che quotidianamente si spostano da Messina a Reggio Calabria. Alcuni dei passeggeri al momento dell'incidente hanno sentito un forte rumore. Poi il personale di bordo ha chiesto a tutti di mantenere la calma. Come dicevamo, in pochi minuti sono intervenute le motovedette che hanno provveduto a trasportare i passeggeri a terra. Divulgavano video pedopornografici via internet. Questo è quanto hanno scoperto gli agenti della Polizia Postale e delle Telecomunicazioni di Catania, che nell'ambito dell'operazione Abuse hanno arrestato 4 persone. Sono 9 quelle indagate dalla Procura Etnea. Gli arresti sono stati eseguiti tra Catania, Siracusa, Livorno e Mantova. Gli indagati, tra cui un catanese di 51 anni e un siracusano di 41, sono stati scoperti in flagranza di reato mentre diffondevano video di minori. Diverse sono state le perquisizioni domiciliari in molte città d'Italia, tra cui anche Palermo e Messina. L'operazione scaturisce dalla collaborazione tra la polizia italiana e quella tedesca per il contrasto della divulgazione di materiale pedopornografico su internet. Tra la fine del 2011 e l'inizio del 2012 gli indagati avrebbero divulgato alcuni video di pornografia infantile.
Praticava prestiti a usura con tassi che superavano il 100% annuo. Con questa accusa è finito in manette il titolare di un negozio di fiori nel Catanese. Si tratta di Orazio Massimino, arrestato dalla Guardia di Finanza, che in via preventiva gli ha anche sequestrato beni per circa 2 milioni di euro. Massimino era stato arrestato nel luglio scorso, sempre per usura, e poi scarcerato. A dare il via alle indagini, la denuncia di una vittima, un imprenditore catanese, che si era rivolto ad un'associazione anti-racket. Noi facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, torniamo insieme subito dopo. Vai nella bellissima Mondello, prosegui per Capogallo e trovi ricette forti come le rocce. Da leccarsi i baffi, gastronomia locale con svariate pietanze a base di frutti di mare in un ambiente cordiale e raffinato. Ristorante pizzeria Le Rocce, via Piano Gallo 40, Mondello, ampio parcheggio, locale convenzionato Diamond Card. Global Service, servizi a 360 gradi, ristrutturazioni edili, impermeabilizzazioni, prospetti, rifacimenti, bagni e cucine, preventivi gratuiti e pagamenti dilazionati. Global Service, tutti i servizi che vuoi. Infoline 340 50 68 658. Edilizia Piva, via Galileo Galilei 106, rotonda Viale Lazio a Palermo, specialista nel cartongesso. Edilizia Piva ti propone telaio per porta a scomparsa Eureka per intonaco o cartongesso a sole 99 euro. All'Edilizia Piva troverai personale specializzato per i tuoi progetti. Edilizia Piva, via Galileo Galilei 106, Palermo, infoline 091 78 46 193, presenti su Facebook. Fuori tutto. Da Trotta Gruppo, saldi del 10, 20, 30, 40, 50%. Trotta Gruppo. L'unico megastore del tessile. Strada statale 113, chilometro 58, a Carini. Animica, per un corretto smaltimento dei suoi rifiuti. Abbattimento del costo della cartella esattoriale. Risparmio sui costi da lei sostenuti per lo smaltimento dei rifiuti. Ritiro dei suoi rifiuti. Adeguamento a tutte le normative di legge in materia di smaltimento rifiuti. Assistenza legale, tecnica ed amministrativa per gestione rifiuti. Animica, consulenza e servizi di cui necessita la tua azienda. Hai deciso di vendere il tuo oro, ma non hai tempo per raggiungere i nostri punti vendita. Affari in oro ha la soluzione per te. Da oggi eseguiamo il ritiro dei preziosi direttamente a casa tua. Contatta il nostro reparto di acquisto online. Clicca il nostro sito web e scoprirai i vantaggi. Affari in oro. C'è un'autorità in ogni regione d'Italia a cui puoi rivolgerti per ottenere giustizia nelle controversie con le telecomunicazioni. È il Corecom. Bollette sbagliate, servizi non richiesti, mancata o ritardata attivazione della linea telefonica fissa, mobile o della connessione internet. Avvocati ed esperti sono a tua disposizione gratuitamente anche per tutelare i minori, far rispettare la par condicio, monitorare e supportare le TV locali. Rivolgiti con fiducia al Corecom Sicilia. Corecom Sicilia si trova a Palermo in via Generale Magliocco 46. Info e contatti, telefono 091 70 75 939, fax 091 70 75 493, email corecom@regione.sicilia.it, PEC corecomsicilia@pec.it. Il presidente di ANCI Sicilia, Giacomo Scala, è indagato dalla Procura di Trapani per concorso in peculato e abuso d'ufficio. L'inchiesta, condotta dalla Guardia di Finanza e dalla Polizia, riguarda un appalto per l'affidamento del servizio di rimozione e custodia d'auto nel periodo 2009-2011, quando Scala era sindaco di Alcamo. Nell'ambito della stessa attività, la Procura ha notificato altri 4 avvisi di garanzia tra titolari della società appaltante e un dirigente comunale. Siamo alla politica, l'ARS prende il via alla sessione dedicata all'approvazione di bilancio, ma il tema che catalizza l'attenzione dei partiti ovviamente resta quello dell'abolizione delle province. Sentiamo. Quindi se
È un termine che entra anche nel vocabolario dell'Assemblea regionale siciliana. La roadmap per l'abolizione delle 9 province dell'isola è la seguente. Si dovrà prima arrivare a scadenza naturale delle cariche di consigli e presidenti delle province, prevista per maggio, poi al loro posto subentreranno i commissari per traghettare gli enti sino alla loro abolizione, per dare spazio infine alla costituzione dei liberi consorzi dei comuni entro l'anno. Queste le tappe, al netto degli imprevisti, se l'Assemblea regionale approverà il disegno di legge del governo Crocetta, un disegno di legge che adesso trova l'appoggio all'ARS del Movimento 5 Stelle e di tutta la maggioranza, UDC inclusa. Il partito di Casini infatti nei giorni scorsi aveva espresso dubbi, ma il segretario regionale D'Alia ha spiegato che sul testo c'è l'assenso dell'UDC, che rivendica il merito di aver evitato quella che definisce una legge burla e un mero cambio di nome delle province. L'accordo sull'abolizione delle province è stato siglato in sede di conferenza dei capigruppo, che ha anche deciso un calendario di massima dei lavori, altra roadmap d'aula. Il giorno da segnare sul calendario è quello di martedì 12, quando all'ARS inizierà la discussione generale sul disegno di legge più snello rispetto a quello originario, che per il momento avrà un doppio obiettivo: abolire gli enti e annullare così le elezioni. Nel frattempo, nei 6 mesi successivi, si metterà a punto nei dettagli la riforma. In ogni caso, il via libera all'abolizione delle province dovrà arrivare entro il 27 marzo, data in cui dovrebbero essere indetti i comizi elettorali. Nel frattempo, oggi si è aperta la sessione di bilancio. Le commissioni devono pronunciarsi sui documenti finanziari entro il 16 marzo. La commissione bilancio dovrà concludere il suo lavoro entro il 5 aprile, in maniera tale che bilancio e finanziaria possano essere approvati dall'Aula entro il termine previsto dalla legge, cioè il 30 aprile, in tempo per la scadenza dell'esercizio provvisorio. Torniamo alla cronaca. Avevano ottenuto, grazie a certificazioni fasulle, benefici di vario tipo da enti pubblici previsti per gli indigenti. 166 falsi poveri sono stati scoperti e denunciati dalla polizia di Priolo Gargallo, nel Siracusano. L'accusa per tutti è di truffa aggravata. Nell'indagine sono coinvolti anche 2 impiegati del comune, denunciati per falso. Tra i beneficiari dei sussidi ci sarebbero lavoratori dipendenti, ma anche proprietari di immobili e terreni. L'indagine della polizia aveva preso il via a novembre dello scorso anno da un esposto che segnalava l'erogazione di sussidi economici a persone che non ne avrebbero avuto i requisiti. Le zone blu di Palermo, almeno quelle controllate dall'APCOA, sono illegittime perché manca il piano urbano del traffico. Dichiararlo oggi il capogruppo dell'MPA in Consiglio Comunale, che chiede adesso un intervento chiaro da parte della Giunta. Ambra Drago. La materia e le zone blu è stato oggetto di numerose lamentele da parte dei cittadini, che per molto tempo si sono interrogati sulla legittimità di tale provvedimento. Nel corso del dibattito di oggi in Sala delle Lapidi è emersa a chiare lettere l'illegittimità delle contravvenzioni emesse dalla società APCOA, avendo un accordo con il comune di natura privatistica. Altro dato rilevante è che l'illegittimità delle strisce blu dipenderebbe soprattutto dalla mancanza del piano urbano del traffico, fino adesso non approvato dal comune e che attualmente permane in commissione. È vero che la città deve dotarsi di uno strumento come il PUT, ma anche è vero che il comune dovrebbe garantire ai cittadini i servizi adeguati, quali la puntualità nei trasporti e parcheggi a costo adeguato, in modo da incentivare l'abbandono delle auto. In questo momento le strisce blu, a mio avviso, sono abusive, perché non esiste un piano urbano del traffico e quindi, se l'amministrazione comunale è inadempiente rispetto al cittadino, non capisco perché il cittadino debba comportarsi, diciamo, in maniera diversa rispetto all'amministrazione. Domani ovviamente sentiremo anche la versione dell'amministrazione comunale, che comunque in queste ultime settimane è intervenuta più volte su questo tema. Tornando ancora alla cronaca, i carabinieri hanno arrestato, con l'accusa di tentata estorsione ai danni di un medico, Calogero Fiandaca, 52 anni, e Calogero Tulumello, 40enne, di Real Monte, in provincia di Agrigento. Secondo l'accusa, insieme ad un minorenne, avrebbero minacciato telefonicamente un medico per costringerlo a consegnare loro 10.000 euro. Si avvicina l'8 marzo, domani, festa della donna, e a Palermo si moltiplicano iniziative previste per questa occasione. Una di queste si è svolta oggi al liceo ginnasio statale Meli ed è stata organizzata da Lucy Grai, il sindacato dei giornalisti RAI. Sentiamo subito Marianna Grillo.
L'attualità che coinvolge le donne è raccontata dalle parole e dai filmati realizzati dagli studenti del liceo classico Meli di Palermo. Con questo obiettivo nasce l'iniziativa Donne in Formazione, Ricominciamo dai Giovani, organizzata dalla Commissione Pari Opportunità dell'USIG RAI, sindacato dei giornalisti RAI. Un dibattito sul ruolo dell'informazione e sulla rappresentazione della figura femminile sui media, con particolare attenzione al tema della violenza sulle donne e al femminicidio. La festa della donna diventa quindi un pretesto per non abbassare i riflettori su queste vicende, che molto spesso riguardano ragazze giovani come la palermitana Carmela Petrucci, studentessa anche lei, morta pochi mesi fa a soli 17 anni per difendere la sorella dalla violenza dell'ex fidanzato. Determinate situazioni, determinate difficoltà noi le ricepiamo purtroppo quando è magari un po' tardi, però insomma stamattina la partecipazione è fortissima proprio perché è sentito. Io ho cercato soprattutto oggi di chiarire con i ragazzi che il femminicidio è l'ultimo step di una progressione criminosa, quindi loro devono prestare attenzione ad un'altra fase, che è quella appunto che normalmente viene definita stalking e che adesso viene anche punita, cioè quella dell'ossessione morbosa, dell'attenzione morbosa di una persona che magari fino a poco tempo fa era il nostro ex, era una persona con cui avevamo una relazione, che poi sistematicamente comincia a commettere atti intrusivi nella nostra vita e contro la nostra volontà. Questa iniziativa nasce perché noi giornalisti ogni giorno abbiamo le agenzie che ci raccontano ogni giorno di omicidi di donne per mano dei loro uomini, ogni giorno dobbiamo raccontarle e non è facile, spesso sbagliamo a raccontarle. Da questa autocritica e dalla ricerca di un nuovo linguaggio nasce questa iniziativa del sindacato dei giornalisti della RAI, che cerca per la prima volta di entrare nelle scuole quest'anno e raccontare ai ragazzi cos'è il femminicidio e come si può raccontare. Noi chiediamo ai ragazzi di aumentare il loro spirito critico per capire, leggere e pensare da soli. Temi concreti e meno mimose, quindi, per la festa della donna, è forse anche giusto così. Altra brevissima pausa pubblicitaria, tra poco. Ristorante Pizzeria Le Rocce, via Piano Gallo 40, Mondello. Menù pizza, antipasto, pepata di cozze, pizza, bibita, a soli 10 euro tutti i giorni. Menù cena, spaghetti vongole e cozze o risotto alla marinara, pesce del giorno o frittura mista contorno del giorno, macedonia di frutta, acqua minerale, il giovedì e la domenica sera. E per la festa delle donne, due persone pagano solo 35 euro. 10 è Love, l'offerta dedicata a chi ama risparmiare. Sconto 10% su tutti i prodotti. Piastrelle 20x20, bianco lucido, 5,40 euro a metro quadro. Muretto a incasso, 9 euro a metro quadro. Vasca, 170x70, 72 euro. Nei punti vendita, il mercatone della ceramica. Aperti il sabato pomeriggio. Global Service, servizi a 360 gradi, imbiancatura, controsoffitti, ponteggi propri, impianti termici, elettrici e di condizionamento, preventivi gratuiti e pagamenti dilazionati. Global Service, tutti i servizi che vuoi. Infoline 340 50 68 658. Vialdi presenta il materasso Ergo Memory, progettato per garantirvi il massimo del comfort. Altezza 23 cm, uno strato di memory con 12 zone a portanza differenziata e due strati in tecnopolimeri per un supporto ortopedico. Fuori, un guscio in morbida cinghia di puro cotone sfoderabile e lavabile. Un concentrato di tecnologia a soli 399 euro nella versione matrimoniale e 299 in quella singola. Vialdi. Innovazione, tecnologia, estetica, benessere. I nostri quattro assi per garantirvi sempre un acquisto sicuro. Astra di Franca Milazzo vi dà appuntamento su TRM 13 il martedì e il giovedì dalle ore 16.30 alle ore 18.30. Vi aspettiamo ogni domenica in diretta su TRM dalle 10 alle 13 con le nostre proposte di arte moderna e contemporanea. Non mancate. Perde 430 euro alle slot machine per giustificarsi con la moglie per l'ammanco dal conto corrente bancario, racconta di essere stato rapinato. I carabinieri hanno accertato che quella denunciata venerdì scorso da un muratore di Acate era una simulazione. A distradare sulla pista giusta i militari le contraddizioni dell'uomo, che ha confessato il maldestro tentativo di scongiurare le ire della consorte.
L'uomo è stato denunciato per simulazione di reato e procurato allarme. Gli servirà forse da lezione. Noi facciamo adesso un'altra pausa con il meteo per la giornata di domani. Anche per la giornata di domani condizioni di generale instabilità con alternanza di schiarite e annuvolamenti anche compatti con rovesci sparsi. Le temperature saranno in generale lieve aumento. I venti saranno deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali, mari generalmente da mossi a molto mossi.